Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nella top 10 dei Pokémon di Paldea, ovvero la regione dei nuovi giochi Pokémon, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Ovviamente da premettere che questa è una top personale e quindi non va a incidere sui gusti e sulla forza o sulla caratteristica del Pokémon stesso, ma bensì su gusti personali. Quindi, godetevi il video e possiamo iniziare. Al decimo posto troviamo Palafin, Pokémon delfino di tipo acqua. Si evolve da Finizen a partire dal livello 38 se si gioca in modalità cooperativa con la cerchia contatto. Cambia forma non appena sente i suoi compagni chiamare aiuto, assicurandosi di non essere mai visto da nessuno. Palafin potrebbe essere una combinazione di Paladin, Paladino e Finn, Pin, usata come suffisso per i nomi di supereroe. La sua abilità invece è il super cambio. Se il Pokémon lascia il campo, assume la forma possente. Al nono posto troviamo Arctibax, Pokémon gelo pinna di tipo drago ghiaccio. Si evolve da Frigibax a partire dal livello 35 e successivamente i Baxcalibur a partire dal livello 54. Congela l'area circostante per proteggere il muso con una maschera di ghiaccio e ricoprire la cresta dorsale di lame di ghiaccio. Arctibax potrebbe essere una combinazione di Arctic, Artico e Back, Schiena o anche detto Dietro. Questo Pokémon non impara nessuna mossa tramite evoluzioni precedenti e non impara nessuna mossa dall'insegnamosse e possiede ben due abilità. La prima è il Temmo Cambio, impedisce a Pokémon di venire scottato e aumenta il suo attacco se subisce una mossa di tipo fuoco. La seconda invece è Corpo Gelo che conosciamo tutti, che se grandina il Pokémon recupererà i suoi punti salute. All'ottavo posto invece troviamo Grandi Zanne, Pokémon paradosso di tipo terra lotta. Non ci sono molte informazioni su questo Pokémon, però si può dire che alcuni riportano di averlo visto negli ultimi anni. Il nome Grandi Zanne deriva da quello di una creatura descritta in un libro. Ha una combinazione di tipi unica e lo stesso si può dire anche per i suoi colori. La sua abilità invece è paleoattivazione. Quando il Pokémon ha con sé una capsula energetica, ma la luce solare è intensa, la sua statistica più alta aumenta. Al settimo posto troviamo Grafaiai, Pokémon velen primate tipo veleno normale. Si evolve da Shudul a partire dal livello 28. Grafaiai e le sue pre-evoluzioni, Shudul, sono i primi Pokémon ad avere la combinazione di tipi veleno normale. Possiede tre abilità. La prima è Agitecnica. Se il Pokémon usa o perde uno strumento, la sua velocità aumenta. La seconda invece è Velentocco. Il Pokémon può avvelenare il nemico al solo contatto. La terza invece è Burla. Le mosse di stato di Pokémon acquistano priorità alta. Al sesto posto invece troviamo Arboliva, Pokémon oliva di tipo erba normale. Si evolve da Dolive a partire dal livello 35. Respinge i nemici con un getto del suo olio corposo e profumato, così potente da frantumare anche le rocce. Arboliva potrebbe essere una combinazione di Arbor albero e Olive e Diva. Ha ben due abilità. La prima è Spargisemi. Se il Pokémon subisce un attacco, il terreno entra nello stato di campo erboso e come sappiamo tutti ovviamente curerà i suoi punti salute e aumenterà anche le mosse di tipo erba. La seconda invece è Coglibacche. Ha un'abilità speciale che può ricreare una bacca utilizzata. Al quinto posto troviamo Garganagle, Pokémon Sallagemma tipo roccia. Evolve da Naxtrak a partire dal livello 38. Sfrega le dita per cospargere il sale sui Pokémon feriti e per guarirli in un istante. Questo Pokémon ha molteplici abilità. La prima è Sale Purificante, che protegge il Pokémon da problemi di stato e di mezzo danno causato da mosse di tipo spettro. La seconda invece è Vigore, che praticamente evita a Pokémon che di essere mandato KO e quindi rimanere con un PS in caso di brutto colpo oppure super efficace. La terza invece è Corpo Chiaro, un'abilità speciale, e impedisce la diminuzione delle statistiche causate da abilità o mosse di altri Pokémon. Al quarto posto troviamo Alirasenti, un altro Pokémon paradosso di tipo coleottero lotta. Ha una leggera somiglianza con un'antichissima forma di Volcarona, presente in una rivista di dubbia intendibilità, che in verità lasciatemelo dire che ci somiglia palesemente. La sua abilità invece è paleoattività, come abbiamo visto prima. Al terzo posto e quindi medaglia di bronzo troviamo Skeledirg, un Pokémon di tipo fuoco spettro.
che evolve da Crocalor a partire dal livello 36. Il suo dolce canto placa l'animo di chiunque lo ascolti, riduce in cenere il nemico con le fiamme che raggiungono i 3000 gradi. Skeledirk potrebbe essere una combinazione di Skeleton, in inglese che vuol dire scheletro, e Dirk, che sembra in inglese voglia dire canto funebre. E ha ben due abilità. La prima è Aiuto Fuoco, che come sappiamo in casi di pochi punti salute aumenta le mosse di tipo fuoco, mentre la seconda è Imprudenza, che è un'abilità speciale, che quando il Pokémon attacca ignora le modifiche delle statistiche del nemico. Secondo posto e quindi medaglia d'argento troviamo Miraidon, Pokémon paradosso di tipo elettro drago, ovvero il leggendario di Pokémon violetto. Sembra che sia il Super Ferrea di cui si parla in un vecchio libro. Si dice che con i suoi fulmini abbia frantumato le terre in cenere. Miraidon potrebbe essere basato su un drago cinese robotico. Miraidon potrebbe essere anche una combinazione di Mirai, futuro, e Don, suffisso di origine greca, comunemente utilizzato dei nomi dei dinosauri. È stranamente una sua abilità, ma sì, è così, che si chiama motore adronico. Quando il Pokémon entra in campo, il terreno entra nello stato di tipo elettrico. In presenza di campo elettrico, l'attacco speciale aumenta grazie al motore del futuro. E al primo posto, e quindi medaglia d'oro, troviamo Cerulege, Pokémon spadacigno di tipo fuoco spettro. Evolve da Charcaded tramite armatura infausta. Le lame fiammeggianti che ricoprono le sue braccia ardono per il rimorso di uno spadaccino caduto prima di compiere la propria missione, e ha ben due abilità. La prima è Fuoco Ardore: se Pokémon subisce una mossa di tipo fuoco, ne sfrutta il calore per potenziare le proprie mosse. Sotto i Cush invece è un'abilità speciale: se Pokémon subisce danni da una mossa fisica, la difesa diminuisce e la velocità aumenta di molto. Ragazzi, io vi ringrazio di aver guardato questo video, fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri Pokémon preferiti, se magari avreste messo altri Pokémon in questa top, e magari sì, fatemi sapere in generale, ecco. Alla prossima!